Gary è un tipo molto efficiente, molto ambizioso, e sposa la figlia del ministro del tesoro degli Stati Uniti e entra nell'ufficio che controlla il contrabbando di alcol. Quando capisce che l'affare dell'alcol è perduta, Anslinger passa all'ufficio che controllava i narcotici. Scopre la marijuana, un nuovo nemico da combattere che gli dà sicuramente molta immagine, e parte in quarto. Cominciano a comparire sui giornali degli articoli su dei messicani. I messicani che fumano questa marijuana, questa droga che li rende violenti, parlano di qualche delitto, viene ingigantito tremendamente, quindi il tizio che stermina tutta la famiglia, la colpa viene data alla marijuana. Anslinger comincia a sollecitare articoli di questo genere, a raccoglierli, chiede pareri ai medici, ne riceve 30, ne scarta 29 e pubblica l'unico che era in linea con quello che lui voleva. Per cui comincia a dire la droga assassina, l'assassino della gioventù, il mostro davanti al quale Frankenstein cadrebbe stecchito dalla paura, mette in piedi una vera campagna terroristica contro questo mostro marijuana. If you want a good smoke, try one of these. That's better, that's more like it. I know you like that, really you will. And just take a puff of it. The next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours.